Valerio Cavallucci, direttore del FLAG Costa dei Trabocchi, una nuova edizione delle stagioni del mare, si passa a quella primaverile, riscoperta di un pesce importante. Beh, siamo molto contenti di questa quarta edizione, ormai siamo arrivati alla quarta edizione, questo è un bel risultato, abbiamo ottenuto molta attenzione dal pubblico, dalle persone che sono venute a trovarci nei ristoranti, dai ristoratori, dall'opinione pubblica in generale. Io vorrei ringraziare anche in modo particolare voi giornalisti, operatori dei media, per l'attenzione con cui avete seguito questo nostro lavoro. Tornare a valorizzare il pescato locale, tornare a valorizzare stagione per stagione i pesci di stagione e quindi la ricchezza della nostra enogastronomia è un bel lavoro e un risultato importante per la nostra economia e direi anche per la nostra cultura enogastronomica. Il messaggio forte che vogliamo lanciare a tutta la popolazione abruzzese è che si può alimentarsi mangiando del buon pesce pescato in Adriatico rispettando la stagionalità, perché anche il mare, così come la terra, così come l'agricoltura, ha una sua stagionalità. Per cui se intelligentemente si fa spesa rispettando la stagionalità del mare, si può mangiare buon pesce spendendo poco da appunto pesca sostenibile fatta dalla piccola pesca locale piuttosto che dalle barche che magari si spingono oltre le 3 miglia, comunque tutto pescato che viene dal nostro mare Adriatico. Noi abbiamo un sito internet dove abbiamo raccolto le schede organolettiche di tutti i pesci che si pescano in Adriatico, indicando i caratteri nutrizionali, i principi nutrizionali, indicando la stagionalità, per cui basta collegarsi alle stagionedelmare.it per avere traccia di quello che è il pesce nostro dell'Adriatico e avere anche la possibilità di consultare le ricette che i tanti ristoratori che hanno aderito alle stagioni del mare hanno voluto mettere in rete e condividere.